Expo Vending Sud 2017, alla settima edizione incontriamo ancora una volta l'esponente di massimo rilievo per il reparto commerciale di Caffè Borbone, Fulvio Di Santo. Buongiorno Fulvio e bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno a tutti quanti voi e a tutti i clienti che ci seguono, grazie. Questo è un territorio, quello siciliano, dove Caffè Borbone è molto presente, il marchio è molto richiesto, avete tantissimi affezionati consumatori e naturalmente gestori. Siete qui per riaffermare la vostra presenza e la vostra vicinanza ai gestori, immagino. Allora, siamo qui perché era d'obbligo, innanzitutto se volessimo parlare in termini di percentuale, credo che oggi la Sicilia rappresenta per noi circa il 15% del nostro fatturato. Oltre all'importanza in termini di fatturato c'è anche proprio una storicità di rapporti che iniziano a essere tessuti nel 2000, nel 99 all'incirca, perciò da oggi abbiamo davvero una numerica importantissima di clienti, di amici che in effetti già dagli albori hanno creduto in questo brand, in questo marchio e ci hanno praticamente accompagnati fino a questa escalation, a questo momento direi importante di successo e di, è assolutamente doveroso da parte nostra presiedere per poter incontrare, salutare tutti quanti i nostri clienti della Sicilia. Fulvio, la crescita di Caffè Borbone, ne abbiamo parlato nello scorso numero di Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, è in continua crescita. Il 2016 si è chiuso con poco più di 72 milioni di euro di fatturato, con una crescita di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. Voi innovate, continuate a crescere anche grazie all'attenzione che ponete al mercato e in questa occasione a Expo Vending Sud 2017 presentate una novità praticamente in anteprima. Sì, allora innanzitutto faccio un focus su quello che concerne proprio il trend di crescita. In effetti anche il 2017 segue un po' l'onda del 2016. Va fatta però una precisazione, perché tante volte alla luce di quanta comunicazione facciamo può sembrare o può passare che tutto questo successo passi dalla comunicazione, da un brand che si afferma a livello di media, social, televisivi eccetera. Credo che il primo aspetto sia la massima attenzione, la maniacalità che l'azienda pone sui processi produttivi, sulla qualità, sul prodotto, anche perché indiscutibilmente, è inutile negarlo, la comunicazione fa tanto, fa in modo che il consumatore che non conosce il prodotto si avvicini, ma una volta che conosce il prodotto, che lo prova, si deve affezionare, deve riscontrare uno standard qualitativo. Perciò in quanto a questo, indiscutibilmente facciamo davvero dei grossi sacrifici per far sì che praticamente il livello deve essere sempre altissimo sullo standard qualitativo. Faccio anche qui, faccio una piccola anteprima, perché proprio ieri nel primo pomeriggio abbiamo dato il là a una nuova struttura adiacente a quella storica, che è il nostro nuovo magazzino, che vanta circa 3.500 metri, con un'area dedicata di piazzale sul carico e scarico dei vari bilici, dei mezzi di comunicazione, che sono circa 6.000 metri. Questo proprio per far sì di poter pian piano risolvere le problematiche che spesso purtroppo abbiamo di tempi lunghi sulle consegne, anche perché oggi in effetti vogliamo essere anche più vicini a tanti clienti che hanno comunque aperto tanti negozi che io chiamo retail specializzato, che hanno bisogno di avere frazionati le consegne alla luce delle piccole dimensioni di negozio, e in questo ci vogliamo organizzare per avere un magazzino che possa vantare qualche centinaio di bancali per poter essere molto 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 vicini. Indiscutibilmente poi, al di là della qualità, della comunicazione eccetera, io credo che un'azienda che oggi è comunque specialmente sul prodotto carta filtro un'azienda di riferimento deve cercare di fare anche lì, anche in quel caso, un passo sicuramente in avanti. E a tal proposito, proprio praticamente in questa occasione andiamo a presentare nella carta filtro
due novità. Uno che riguarda proprio il pack, l'estetica del packaging nuovo, che trovo molto più moderno, molto più impattante e molto più delicato, se vogliamo. Ma la cosa più importante è che oggi presentiamo l'unica cialda al mondo compostabile al 100%, e mi permetto di far vedere innanzitutto il nuovo pack. Posso anche fare, se mi permettete, un confronto che non ho adesso del vecchio packaging, per farvi capire un attimo qual è la delicatezza, lo faccio vedere bene, qual è la delicatezza di questo. Questo è un passo davvero molto 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 importante. Sempre di più c'è un'attenzione sull'aspetto, se vogliamo, green dell'ecologico. Credo che in un mondo che tendenzialmente di consumatori di caffè va nell'ambito del compatibile, perché i grossi brand che non sto qui a nominare determinano, condizionano, se vogliamo, il mercato, questa partita ce la vogliamo giocare anche noi, e ce la vogliamo giocare con la carta filtro, perché crediamo molto a questo prodotto. Ovviamente è anche giusto evidenziare il fatto che tutti i successi della carta filtro si tirano, danno la scia all'altra nostra azienda che è presente anche qui, che è la DDS, che è un'azienda fortemente votata alla produzione di macchine a cialde, e di conseguenza può fare bene un po' in tutti e due gli ambienti, sia Caffè Borbone che DDS. E approfitto dunque proprio della citazione di DDS per mostrare le tre scocche diverse, le tre cover su 6 che avete presentato a ottobre, perché voi avete lanciato una diversificazione nelle cover a ottobre. È stata fatta una scelta importante, avete deciso di presentare al mercato una prima tranche di 6 cover, 3 delle quali sono quelle che stiamo guardando in questo momento. Ma per quale motivo? Sempre di più io credo si voglia essere unici. Basta vedere un po' su quello che succede nel mondo dell'automobile. Una volta c'erano delle versioni dei colori classici, a oggi c'è il bicolore, c'è il discorso di dire: guarda, questa ce l'ho solo io, in effetti, come macchina. Ma avete fatto anche una tiratura limitata? Sì, appunto. Abbiamo comunque, con una nuova tecnica, abbiamo dato una veste, una pellicola alla macchina, cercando anche di fare un'attenzione a quelli che sono i temi. Ok, in particolar modo nella fascia centrale andiamo a vedere in effetti la macchina della pace. Allora, mi sposto per non stare davanti alla telecamera affinché possiate guardarla. Sono macchine molto molto particolari, dicevo, innanzitutto è giusto essere unici, perciò noi facciamo in modo che praticamente ogni cover abbia una numerica specifica di 500 pezzi. Dirò di più, che praticamente su ogni macchina che viene consegnata direttamente al cliente vi è un'etichetta che certifica la tipologia di design o quello che sia, e dà praticamente una numerica unica del pezzo che praticamente uno porta in casa, nel proprio ufficio, eccetera. Cosa molto importante è cercare anche di dare una logica ai temi. E in tal senso, dicevo, la macchina che sto indicando è una macchina che porta come disegno la pace, che oggi è davvero uno dei concetti, è una delle cose più importanti che dovremmo cercare di evidenziare, di fare, eccetera eccetera. Ovviamente poi, a esclusione delle 500 macchine, ci saranno ovviamente altri temi molto interessanti, che però dovranno avere sempre anche un richiamo all'attenzione di quello che succede nel mondo che ci gira intorno, eccetera. E allora io mi rimetto qui nel frattempo, in modo da poter salutare gli amici di Venne in TV. Fulvio, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi da Caffè Borbone e da DDS in termini di novità del mercato? Allora, per quanto concerne Caffè Borbone, davvero tanto. In che senso? Usciremo per, diciamo, ottobre col compatibile dolce gusto, perciò questo è già un passo davvero molto molto importante. Ma credo che la cosa più importante di cui
tra virgolette non abbiamo nemmeno fatto cenno, ma se mi dà l'opportunità ne parlo un momento. Contestualmente al discorso del PEC nuovo abbiamo presentato anche un po' in modo così in sordina la tracciabilità che andremo a porre su ogni monoporzionato, che sia cialda o compatibile, caffè, busta di caffè, in grani, linea vending, linea bar, una tracciabilità laser, direi indelebile, proprio perché l'obiettivo principale che l'azienda deve avere fino a fine 2018 è quello di, utilizzo questo termine, di un po' di risanare un po' quelle che sono le tematiche di vendita del nostro brand, che oggi indiscutibilmente è un po' battagliato alla luce dell'esplosione del brand e della richiesta del brand. Il nostro obiettivo è quello di far sì che tutte le categorie che hanno deciso di lavorare con il nostro brand possano avere una logica di marginalità e ci possa essere un'armonia tra tutte quante le categorie che oggi sono, vanno oltre l'OCS classico, c'è il negozio specializzato, abbiamo fatto comunque un ingresso con una confezione dedicata nella GDO, siamo presenti in modo importante anche nel web. Tutte queste categorie devono avere una loro logica, questo credo che sia l'obiettivo più importante. Per quanto concerne invece la DDS, ribadisco il volere da parte della proprietà di dedicarsi in modo importante a quello che è il discorso cialda. È inutile negarlo, l'azienda oggi ha il suo cavallo di battaglia che è la Prog, la vestiamo in diversi modi, la arricchiamo con dei porti accessori e quant'altro, lunga vita a questa macchina indiscutibilmente, ma per il Venditalia 2018 posso tranquillamente dire che porteremo una new entry che non vuole essere una macchina che sostituisca la Frog, ma deve essere una macchina che abbia degli elementi, delle argomentazioni per poter fare a oggi un lavoro un po' più aggressivo nell'ambito del mercato e non solo, far sì che praticamente possa aiutare questo connubio tra la cialda ecologica, tra una macchina molto più vicina anche come offerta a quelle che sono oggi le macchine di successo compatibile, ci dovrebbe praticamente dare sicuramente tante tante soddisfazioni. E noi naturalmente avremo modo di presentarle a tutti voi in anteprima nel numero che precederà l'edizione di Venditalia 2018, affinché possiate saperne di più e naturalmente poter visitare poi al loro stand, quello di DDS SRL a Venditalia, affinché possiate guardare la macchina nei minimi particolari. Fulvio, grazie, sei stato cortesissimo, saluta gli amici di VendingTV.it prima di passare oltre. Saluto tutti quanti voi e un arrivederci a Milano, quindi in questo caso. A Host, sì, perché noi saremo media partner, avremo modo in quell'occasione di intervistare forse oltre te anche Massimo Renda, che è occupato qui dietro con dei clienti. Siete un po' assediati in questi due giorni, Fulvio? Devo dire un po' occupato di cannoli e altri dolci tipici, perché proprio alla luce dei rapporti, devo dire la verità, è più un piacere enogastronomico. Grazie Fulvio. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a te, e voi non andate via perché noi continuiamo a presentare altre novità qui a Expo Venisud 2017.